a Torino per il salone diffuso dedicato al vino in collegamento. Camilla Nata. Sì, grazie. Un salone del vino che si preannuncia come uno dei grandi eventi del 2023 della città di Torino. È un salone del vino dislocato, sindaco, nei luoghi simbolo della città. Beh, sicuramente qui alla Cavallerizza il connubio tra uno dei luoghi della riqualificazione della Torino che verrà e il vino, che è questo grandissimo patrimonio culturale della nostra città. In questa prima edizione del Festival del Vino siamo davvero molto contenti per l'enorme successo che sta avendo l'iniziativa. Questo significa che l'enoturismo è comunque un momento di richiamo anche proprio per le città d'arte, quindi non solo per il territorio circostante, ma proprio per le città d'arte come Torino. Beh, sicuramente in generale l'enoturismo è uno dei simboli del Piemonte nel mondo e vuole essere anche in qualche modo questo lo spirito con cui Torino ospita il Salone del Vino. Alla prima edizione siamo convinti, visto il successo, che sarà la prima di una lunga serie e cercheremo davvero nei prossimi anni di potenziare ulteriormente questa attività. Noi ringraziamo il sindaco Stefano Lorusso e adesso proviamo ad andare a curiosare in un altro dei grandi palazzi e delle grandi realtà torinesi che ospitano il salone. Le bellissime sale del nostro Palazzo Virago sono state appena restaurate, faremo delle masterclass proprio qui nel nostro palazzo e poi promuoveremo anche la nostra nuova guida Torino DOC con tutti i vini del torinese e anche tantissime altre opportunità per parlare del mondo del vino. Per esempio ci saranno degli incontri relativi al cambiamento climatico e come il cambiamento climatico sta coinvolgendo anche tutta l'agricoltura del vino. Un evento diffuso che coinvolge tutta la città e che si tiene contemporaneamente presso il Museo del Risorgimento, la Cavallerizza Reale, Palazzo Birago e Palazzo Cisterna. Già nell'evento off abbiamo potuto avere il tutto pieno nell'ambito dei nostri locali, le Pioli, i ristoranti torinesi che sono dislocati in 60 location differenti e hanno prodotto e produrranno complessivamente oltre 100 eventi. Un'area per i giovani vignaioli canavesani. Raggiungiamo Patrizio Anisio, che è il direttore del Salone del Vino di Torino. Patrizio, qualche numero so, 250 produttori, ma soprattutto il sold out prima ancora dell'inizio. Sì, ciao, siamo molto contenti. In questi due spazi, la Cavallerizza Reale e il Museo del Risorgimento, ci sono stati più di 250 produttori. Alla Cavallerizza c'è la presenza importante di tanti consorzi, di tante realtà che rappresentano il vino nella regione. Siamo molto felici che il pubblico ha aderito così velocemente. Il sabato è già sold out, domani probabilmente siamo lì vicini e anche nella giornata del lunedì abbiamo avuto più di 1.500 operatori che si sono accreditati, quindi siamo molto contenti. Grazie Patrizio, e noi adesso riprendiamo la strada, quella dei vini della provincia di Torino con il Canavese DOC e ancora con la collina torinese DOC, la Freisa. Andiamo a raggiungere l'Enoteca regionale, uno stand sempre gremito di pubblico e di curiosi, e raggiungiamo proprio un degno rappresentante della Camera di Commercio di Torino, Sergio Arnoldi, eccolo qua il nostro Sergio. Allora, intanto grazie. Grazie e ti chiedo di fare un percorso su quelli che sono i vini della provincia di Torino. Sì, allora i vini della provincia di Torino sono vini che derivano sostanzialmente da vitigni autoctoni e molti sono anche in espressione di viticoltura montana, per esempio se parliamo di Avanà, di Baratucciate, ma anche abbiamo dei vitigni importanti come l'Erbaluce che dà luogo alla DOCG della nostra provincia e anche però dei vitigni più tradizionali come Barbera, Dolcetto, Freisa, insomma una viticoltura molto variegata che può sicuramente soddisfare tutti i palati e soprattutto la curiosità di chi di vino se ne intende. Sergio, che cosa succede alle nostre spalle?
Le nostre spalle c'è una degustazione di vini offerta dall'Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino, di cui noi siamo soci fondatori, siamo orgogliosi di questo. Presentano i vini Torino DOC e selezione che facciamo come Camera di Commercio di Torino, e qui c'è questa guida che invito tutti gli appassionati a scaricare dal nostro sito di Camera di Commercio o sul sito torinodoc.com. Qui stiamo assaggiando del Fresa di Chieri, dell'Erbaluccia di Caluso Spumante. Abbiamo sicuramente un'eccellenza enologica che noi testimoniamo con questa selezione. Su 165 vini che abbiamo selezionato e 44 aziende, 29 vini sono risultati eccellenti, cioè più di 90 centesimi attribuiti dalla nostra commissione di degustazione. Adesso noi dedichiamo un brindisi a tutto il nostro pubblico e con questo possiamo permetterci di dare la linea allo studio.